Ciao amici! Ma voi lo sapevate che su alcuni alberi crescono le lettere dell'alfabeto? No? Ce lo racconta Valentina. Ciao bambini! La storia che state per ascoltare si intitola L'albero alfabeto ed è stata scritta da Leo Leoni. Buon ascolto! Questo è un albero alfabeto, disse la formica. E perché si chiama così? Chiese la sua amica. Perché non molto tempo fa quest'albero era carico di lettere. Vivevano una vita felice, saltellando da una foglia all'altra tra i rami più alti. Ogni lettera aveva la sua foglia preferita, dove sedeva al sole per farsi cullare dalla brezza. Un giorno però la brezza diventò vento e il vento diventò tempesta. Le lettere si aggrapparono alle foglie con tutte le loro forze. Alcune vennero spazzate via, altre si spaventarono tantissimo. Quando la tempesta passò, le lettere si rannicchiarono tremanti di paura tra le foglie dei rami più bassi. Un buffo insetto a strisce nere e rosse, con le ali di un bel giallo brillante, vide le lettere nascoste nell'ombra. «Ci nascondiamo dal vento!» spiegarono le lettere. «E tu chi sei?» «Io sono l'insetto delle parole!» rispose lui. «Posso insegnarvi a fare le parole!» Se vi mettete insieme a gruppi di 3 o 4 o anche di più, nessun vento sarà così forte da spazzarvi via. E con molta pazienza il buffo insetto insegnò alle lettere come mettersi insieme e fare le parole. Alcune formarono parole corte e semplici come ape o cane. Altre impararono a farne di più difficili come foglia, insetto e perfino uomini. Le lettere erano felici, si arrampicarono di nuovo sui rami più alti e quando il vento arrivò si aggrapparono alle foglie senza paura. L'insetto delle parole aveva avuto ragione. Poi, un mattino d'estate, uno strano bruco apparve tra le foglie. Era grosso, viola e peloso. «Che confusione!» disse quando vide le parole sparpagliate sulle foglie. «Perché non vi mettete insieme, fate delle frasi e dite qualcosa?» Le lettere non ci avevano mai pensato. A quel punto potevano davvero scrivere e dire qualcosa. Così dissero delle cose a proposito del vento, delle foglie, degli insetti. «Bene!» esclamò il bruco soddisfatto. «Però non è ancora abbastanza!» «E perché?» chiesero le foglie sorprese. «Perché dovete dire qualcosa di importante!» rispose il bruco. Le lettere provarono a pensare a qualcosa di importante, davvero importante. E finalmente trovarono qualcosa da dire. Che cosa poteva essere più importante della pace? «Pace in terra agli uomini di buona volontà», sillabarono le lettere emozionate. «Ottimo!» disse il bruco. «Adesso montate sulla mia schiena!» Una dopo l'altra le lettere salirono sul dorso peloso. «Ma dove ci stai portando?» chiesero ansiose mentre il bruco iniziava a scendere dal tronco. «Dal presidente», rispose il bruco. Questa storia ci vuole insegnare che ognuno di noi ha delle cose importantissime da dire e le deve dire a tutto il mondo. Ricordiamocelo. Ciao bambini!